Questa sera, signori, abbiamo qui l'uomo dal quale dipendeva il calcio italiano in quel periodo dei due allori mondiali e del titolo olimpico. Signori, Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa, c'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare? Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto. Aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, l'ho letta io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero. Non partivo dal principio di certi commissari che mi avevano preceduto, cioè di formare la squadra e poi di lasciarla andare allo sbaraglio da solo. Dicevo, l'ho formata io, ne assumo la responsabilità e la porto in combattimento da buon ufficiale, come credo di essere stato nei 7 anni di naia che ho fatto. Ma, signor Pozzo, adesso rivediamo insieme una delle pagine più belle del nostro calcio. La invito a guardare sul monitor le riprese che siamo riusciti a trovare. Certo, allora non c'era la televisione, d'altra parte poi la guerra ha distrutto cineteche e prove. Le riprese che siamo riusciti a trovare della finale del campionato del mondo del 1938 a Parigi. Eccola, Vittorio Pozzo, la sua bella nazionale di Parigi. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. È lo stadio di Colombo. È la finale della Coppa del Mondo del 38. Il capitano è Meazza con Sarosi, l'ungherese, che poi giocherà in Italia. E in quella partita fra gli ungheresi c'era anche Zengeller. L'Italia giunse a questa finale dopo aver eliminato Norvegia, Brasile, Francia. All'inizio l'Italia aggredisce letteralmente gli avversari. Un lungo cross sulla sinistra. Era di Biavati e al volo Colaussi ha segnato il gol. All'inizio 1-0 nei primissimi minuti. La partita fu avvincente, subito gli ungheresi si riportarono all'attacco, alla ricerca del pareggio. E la nostra difesa, ecco il centromediano Andreolo che ha liberato. Il passaggio era sulla sinistra a Colaussi. Poi avete visto Ferrari, ecco un colpo di testa di Locatelli. Ancora un'azione degli ungheresi, ecco Sarosi che si libera sulla sinistra, libera Rava. Ma riprende ancora la mezzala ungherese, il passaggio è sulla sinistra. È libero Tiktos, dalla sinistra che da 7-8 metri batte Olivieri e siamo sull'1-1. Ma gli azzurri ripartono all'attacco senza paura. Avete visto Piola? Ha fermata questa situazione, il tiro di Ferrari, riprende Piola, palo. La difesa ungherese si salva alla meno peggio, ma poi deve capitolare. Ecco l'azione del gol azzurro. Guardate i passaggi in area, potrebbero tirare in diversi. Piola. Il tiro di Piola nell'angolo sinistro, 2-1 per la squadra italiana. Ma non basta, gli azzurri vogliono ormai il risultato pieno. Piola, Ferrari, Meazza. Potrebbe già tirare Meazza, ma preferisce passare ancora a Piola. E il tiro di Piola non perdona anche questa volta. 3-1. E così finisce il primo tempo. Nella ripresa gli ungheresi accorciano le distanze con Sarosi, rimettono ancora in discussione il risultato. Avete visto il gol di Sarosi e siamo sul 3-2.
ma ci penserà Colaussi con questo gol a fissare il risultato sul 4-2. E non resta al capitano Meazza che salire in tribuna e andare a ricevere dal Presidente della Repubblica la Coppa Rimè, il secondo successo italiano nel campionato del mondo. È commosso, Vittorio Pozzo è commosso come allora, come quel giorno a Parigi. Di quella grande squadra abbiamo qui in auditorio, signori, Giovanni Ferrari. La mezzala sinistra di quel giorno, Giovanni Ferrari, è rimasto come Vittorio Pozzo nell'ambiente del calcio e ora è nella direzione tecnica federale.